velocissimi, ci sono 30 secondi di vantaggio per Zanardi e il gruppo. Proviamo a quantificare, ma forse qualcosina in meno, Beppe, proviamo a quantificare 30 secondi in termini di spazio. Beh, è difficile dire, bisogna vedere quant'è la velocità. Però guarda, già dall'inquadratura da dietro sembravano che fossero a pochissimi metri da quell'inquadratura. Vedete come a volte l'obiettivo, la prospettiva muti e dia delle sensazioni che sono completamente diverse rispetto alla realtà. Guardate quanto spazio c'è tra Zanatta e il gruppo, 15 secondi, però sì, ha perso terreno. È diminuito molto il vantaggio di Zanatta, anche perché dietro abbiamo visto quel tratto di strada in leggera discesa e lì chi insegue fa molta più velocità. È bravo, bravissimo nell'impegno Zanatta, ma purtroppo dietro vanno veramente più forti e lo prenderanno tra poco. E naturalmente qui sul traguardo faremo un altro cronometraggio per vedere com'è variata la posizione di Zanatta nei confronti del gruppo. Poco più di 15 chilometri alla conclusione di questa 12ª tappa, da Borgo a Mozzano a 100 passa in questo momento Zanatta, vedete in fondo al rettilineo il gruppo. È sempre la Gevis Balla, vedete due giri alla conclusione di questa tappa, è una quindicina di secondi, 14 secondi di vantaggio per Zanatta, quindi tra poco il ricongiungimento. Beppe, però dobbiamo dire che dall'inizio del giro ci sono state tante cadute, fortunatamente senza gravi conseguenze. Non abbiamo più visto quelle cadute che ad esempio lo scorso anno spesso avevano contraddistinto gli arrivi allo sprint, però cadute a fondo gruppo, cadute nel mezzo della corsa, come mai? Sono le solite cadute abbastanza banali, per così, per disattenzione, i corridori si arruotano, quando c'è magari un attimo di tranquillità si perde un po' di concentrazione e in questi momenti si fanno le cadute più difficili. Hai visto Rominger come è, per motivi suoi, non so per quali motivi non fosse nei primi 10 o nei primi 20, si è sfilato ed è arrivato nella parte centrale del plotone, subito è rimasto coinvolto in una caduta. Ecco perché, lo ripeto ancora tante volte, i corridori di classifica, quelli più importanti, devono rimanere davanti. Vediamo adesso, curva verso destra, ritmo abbastanza basso, con molta cautela viene affrontata questa curva, e davanti Zanatta continua nella sua azione, solo 15 secondi, 14 secondi il suo vantaggio sul gruppo, e credo che tra poco cominceremo a vedere la sagoma di Mario Cipollini portarsi avanti. Vedremo se avrà al suo fianco Martinello e qualche altro corridore, e cominceremo a vedere la grande lotta per lo sprint, la grande bagarre per preparare la stoccata finale. E speriamo che una squadra prenda in mano davvero la situazione, proprio per tenere in fila indiana il gruppo. Le strade sono discrete, sono molto scorrevoli, però non sono larghissime. In caso di arrivo compatto, come prevedo, ci saranno notevoli problemi se non ci saranno degli atleti che mantengono il gruppo sotto pressione con una velocità elevata. E qui direi che la squadra che è votata a questo compito, lo vedete dalle immagini, Frattini davanti, è la Gevis Ballani. Però da dietro cominciano le prime manovre. Sì, vedi che sono abbastanza liberi di lavorare i corridori della Gevis, però dietro subito i primi che tirano, ci sono già i primi. Guardali lì sulla destra, vedete Calcaterra, Martinello, e da lì vedete proprio nella parte bassa del teleschermo con Cipollini in maglia azzurra che sta provando ad affacciarsi. Ecco, e davanti tutto il treno della Gevis. Qualche posizione indietro a Cipollini c'è già da sgomitare, proprio perché il circuito è abbastanza tortuoso, e quelle sono le posizioni più difficili. Zanatta sempre davanti, una manciata di secondi per lui, e qui veramente cominciano le schermaglie per prendere le posizioni per la stoccata finale. Mentre ricordiamo che Zanatta è in fuga da circa 45 chilometri, non è mai riuscito ad andare oltre il minuto e 15, il minuto e 20 di vantaggio. Adesso si trova con questi ultimi 15 secondi da amministrare, ma chi sta amministrando molto bene la corsa in questo momento è proprio la Gevis Ballan, che sta aspettando proprio il momento migliore per andare a riacciuffare un positivo. Beh, certo, stanno facendo un ottimo lavoro, un'ottima andatura, hanno anche il corridore direi più titolato per poter vincere questa volata. 9 secondi, dovremmo essere a circa 12 km dalla conclusione ormai. Perfetto. Però dovranno lavorare parecchio, ho visto due corridori che stavano scattando. E abbiamo visto una volta ancora Rominger che aveva perso per posizioni. Qui siamo nella parte terminale del gruppo, c'è proprio Imanaka, lo vedete sulla destra, l'unico giapponese del plotone, credo sia anche l'ultimo in classifica generale. Andiamo a controllare, sì, è la maglia nera del Giro Daisuke Imanaka del team Polti, viene riagganciato
Zanatta e ci sono due atleti che provano la stoccata individuale. Mi sembra Molinari in seconda posizione, ma mi sembra abbastanza pronta la risposta della Gevis Ballan. Sentiamo Di Benedetto tra 10 secondi. Claudio, a te la linea. Di Benedetto, a te. Sì, Davide, dovrebbe essere Anghita il corridore della Castelblanc. Quindi Molinari e Anghita. Però la Gevis sta rientrando, sì. Sta venendo fortissimo, sono a 5 metri. E ormai non lasciano scappare più nessuno. Quindi attenzione per lo sprint finale, indichiamo i velocisti da tenere d'occhio per la Gevis Balla, naturalmente Nicola Binali, per l'Aki GPM che fino a qualche istante fa aveva Zanatta come fuggitivo di giornata, Giuseppe Citterio, poi per la Brescialat Manzoni, la Brescialat che ha lavorato molto bene nella parte centrale di corsa con Podenzana, Gelti e Fabrizio Bontempi, poi la Ceramiche Refi in Cantine Tollo con Capiò e Cappes, poi la Mercatone 1 Saeco Magniflex naturalmente con Mario Cipollini. Vediamo il riferimento cronometrico, 12 km alla conclusione, poi per la Lampre Panaria naturalmente Jan Svorada, poi per il Team Polti ricordiamo il duo Lombardi Fidanza, mi sembra che abbiamo citato tutti i velocisti che possono giocarsi la vittoria allo sprint. Questi sono i probabili, tutti i velocisti che sono piazzati anche nelle altre volate dalle vittorie di tappa in questo Giro d'Italia, però non dimentichiamoci che può sempre uscire un corridore, un finisher chiamiamo, un corridore che può partire negli ultimi due chilometri e potrebbe anticipare i velocisti. Anche se però stanno facendo veramente un gran controllo i compagni di squadra di Berdine e Ugrumo, e guarda là dietro subito la macchia gialla della Mercatone 1-6 comando. Sì, sì, quello che ho detto, poco probabile, proprio perché quando c'è una squadra che tira, che riesce a fare del lavoro e porta i corridori a queste velocità verso l'arrivo, difficilmente si può scattare. Linea di Benedetto, Furlan adesso in testa al gruppo. Claudio, a te. Sì, Cipollini si è messo davanti, Calcaterra e Martinello, poi c'è Manzoni che mi sembra che abbia preso la sua ruota e dietro c'è Pagnin con Ghirotto che lo protegge. A quanto viaggiate adesso, Claudio? Ma sul contachilometri della moto siamo a 55 all'ora. Ed ecco la Gevis Ballan che sta guidando il plotone, davanti Furlan, Volpi, Bobrik, Santa Romita, Frattini, Cenghialta, Minali, vedete anche la maglia ciclamino di Sørensen che sta guadagnando posizione, vedo anche che qualche uomo del Team Polti sta guadagnando le prime posizioni del plotone, qui vediamo sfilare praticamente tutto il gruppo e stanno venendo avanti altri corridori. Sulla sinistra vedete il treno della Lampre Panaria che sta portando avanti Svorada, poi vedete la maglia rosa di Tony Rominger, ve l'avevo detto, aveva perso posizioni, evidentemente non vuole, eccolo lì, lo vedete che sta guadagnando terreno, non vuol più farsi trovare nella pancia del gruppo e addirittura adesso per non rischiare si mette lì davanti, però deve stare attento a non interferire in quello che sarà il grande lavoro delle squadre dei velocisti. Sentiamo Saronni tra 10 secondi. Mentre c'è uno scatto è Leanis Barutia, linea di Benedetto che sta cercando di chiudere per la Gevis Ballan, un gruppo molto molto allungato perché siamo su un cavalcavia e vedo Volpi che fa fatica a tenere la ruota di Frattini che si sta portando su Leanis Barutia. 10 km alla conclusione, dicevamo Rominger deve stare davanti ma deve stare attento a non mettersi in un'altra posizione scomoda. Sì, questa è una fase difficile proprio perché la velocità è alta, rimanere davanti si prende anche molta aria, quindi si fa fatica, bisogna essere coperto da alcuni compagni. E attenzione che sta accadendo qualcosa di importante, c'è un uomo Gevis che ha agganciato, dovrebbe essere Frattini che è veloce, che ha agganciato Leanis Barutia e vedete che per un attimo la Gevis si è fermata. E si sta agganciando anche un altro corridore, linea di Benedetto, e poi cerchiamo di interpretare tatticamente questo momento che potrebbe essere determinante. Claudio, Trever della Telecom, chiaramente Frattini si tiene a ruota e non da cambi perché il suo compito è quello di portare Minali in volata, però avete visto come è bastato lo spostamento di una pedina importante, la Gevis si è fermata, avete visto, ha smesso di tirare ed è di nuovo Bagarli davanti. Beppe, ma io penso che sia difficile per questi teleatleti andare all'arrivo, fare quindi un altro giro e giocarsi la volata, e la velocità del gruppo è notevole in questo momento e sono ritornati sotto e vedrai che fra qualche istante ancora la Gevis si metterà a tirare. E vedi che è stato Calcaterra, un uomo di Cipollini, a riportare sotto il gruppo e Capione le prime posizioni. Comunque questa è una tattica abbastanza normale, quando si fa del lavoro si cerca di mandare un compagno di squadra nella fuga
che sta nascendo proprio per... E c'è un altro scatto, Vatteroni mi sembra che stia allungando, Di Benedetto a te la linea. Francamente Vatteroni, Cenghialta aveva provato a portare un po' di ordine e mettendosi sulla destra a rimettere in fila il gruppo, ma appena c'è stato un attimo di tranquillità è partito in contropiede, sembra anche a me Vatteroni. Senti, mi sembra anche di vedere Capioli davanti nelle prime posizioni, Claudio. Sì, c'è una maglia rossa, c'è una maglia rossa della Refin subito dietro i primi due della Gavis Ballan. Anzi due ce ne sono, potrebbe esserci anche Cappe. E adesso seguiamo il passaggio Vatteroni in testa, siamo all'ultimo giro, suona naturalmente la campana per questo ultimo giro e sono gli ultimi 7 km 8 di questa 12esima tappa del Giro d'Italia. Hai visto come Beppe, come è bastato un Frattini in fuga per cambiare immediatamente la strategia di gara, come Frattini è stato riacciuffato, prontissima la Gavis a ricompattarsi davanti al gruppo e adesso andare a controllare la situazione. Sì, però adesso ci sono un po' di curve, la squadra non è tutta lì schierata, ci possono essere degli altri tentativi di fuga, sicuramente ci saranno, e vedi il gruppo come si compatta, è proprio in questo caso, in questo momento, quando si affrontano le curve sono i momenti più difficili. Vediamo che Vatteroni sta per essere ripreso, vedete la segnalazione di uno spartitraffico che divide il gruppo e ancora uomini Gavis nelle prime posizioni e anche Berzin che si tiene lì davanti. Sì, questo in questo momento sta facendo del lavoro, stanno facendo dell'andatura i compagni di squadra di Minali, che è il corridore, mi pare che si sente più sicuro nell'arrivo di oggi, e vedremo cosa saprà fare. Certamente ci sono anche degli altri velocisti che daranno filo da torcere a Minali, il primo è Cipollini, nonostante la caduta di ieri io penso che non si possa rassegnare così su due piedi, e così come gli altri velocisti cercheranno di contrastare. E guardate le schermaglie, proprio Poppi Bonnici ci mostra dall'alto questa immagine che ci mostra la grandissima lotta per tenere le prime posizioni, ancora la Gavis che sta cercando di prendere il comando del gruppo, linea di Benedetto. All'arrivo per segnalarvi che Cipollini, infatti, come avevate notato dall'elicottero, aveva perso per un po' la ruota di Martinello che era finita in mezzo alla fila della Gavis Ballan, ma poi l'ha ripresa. E adesso Martinello è il suo pilota, è una ruota importantissima quella per lui. È importantissima, adesso vediamo, potete riconoscere facilmente da casa Mario Cipollini anche dall'inquadratura dall'alto, poiché veste la maglia azzurra Parmacoto, quindi è particolarmente facile riconoscere Cipollini che si è posto alla ruota dell'uomo che sempre lo pilota negli ultimi mesi, Silvio Martinelli. Però dobbiamo dire questo, che Cipollini è un corridore, l'avevamo detto anche mi pare all'arrivo di Taranto, se non si trova nelle primissime posizioni, quindi ha spazio per poter fare la sua progressione, la sua volata, ha delle difficoltà, proprio perché causate queste difficoltà probabilmente dalla caduta, un po' di paura, non vuole più sgomitare e potrebbe anche essere intruppato prima di fare la volata, mentre corridori che si sanno destreggiare meglio come Minali, che sono molto svelti e scattanti, e anche altri potrebbero essere avvantaggiati. E devo dire che lo sanno molto bene gli uomini della Gavis Ballan e proprio in virtù di questo fatto cercano proprio di portare Minali nelle migliori posizioni e cercano dal punto di vista tattico di non far partire Cipollini davanti dove veramente non ha avversari. Quando Cipollini parte con la strada libera, lo avete visto, proprio è riuscito addirittura in una frazione a vincere con 10 metri di vantaggio su tutti. Questa è un po' la tattica di corsa, quello che ci auguriamo che all'interno di questi schemi tattici, quando si viaggia 80 all'ora, ci sia sempre grandissima correttezza. Questa è l'unica cosa che ci si può augurare. Anche oggi ci sarà da sgomitare, ci sarà del pericolo e certamente Cipollini si farà pilotare da Martinello, il quale avrà un compagno di squadra che partirà i 2 chilometri, il 1,5 chilometri, e lui cercherà di essere l'ultimo uomo per poter portare Cipollini nelle prime posizioni. Dopodiché sarà Cipollini a partire per la volata, però qui ci sono ancora tanti velocisti capaci e svelti, vedremo come andrà a finire. Sono Martinello e Calcaterra gli uomini che devono naturalmente aiutare Mario Cipollini, ma mi sembra di scorgere anche la sagoma di Massimo Ghirotto in sesta posizione. Come la spieghi la posizione di Ghirotto in questo momento? Ma nel finale cerca di tenersi fuori dalla bagarre, ma te? Sai, stare lì davanti e trovare la ruota giusta e stare lì davanti è sempre importante, ci sono delle curve e ogni caduta può essere ad ogni metro di questo percorso, quindi rimanere fuori dai pericoli è giustissimo. Curva verso sinistra, sempre la Gavis che comanda il gruppo, una Gavis che è andata a recuperare
Zanatta e Scirea, gli ultimi due fuggitivi di giornata. Vedete che proprio Calcaterra si volta per cercare la sagoma di Mario Cipollini, e qui ci sono queste due squadre, Gevis e Ballan, 4 km alla conclusione. C'è anche un uomo della Polti, e lì davanti per la Polti gli uomini da tenere d'occhio sono Fidanza e poi Lombardi, il campione olimpico di Barcellona. E Fidanza adesso che dovrebbe trovarsi in quinta posizione, ma attenzione anche a Capio e Cappes, mentre Mario Cipollini sta per sbucare nella, passava per sbucare nella parte bassa del teleschermo, e ci stiamo preparando veramente al rush finale per questo arrivo allo sprint della 12ª tappa del Giro d'Italia. E sempre la Gevis davanti a fare l'andatura. Altra cosa importante da dire è che qui a un verso il chilometro d'arrivo c'è un viale molto ampio in leggera discesa, quindi potrebbero essere favoriti i corridori che si portano davanti all'ultimo momento, proprio perché vengono da dietro e anticipano poi i corridori che stanno facendo del lavoro. Vediamo, Cipollini è ancora indietro e anche Svorada, mentre vediamo anche la maglia ciclamino di Sørensen attorno alla nona, decima posizione, mentre Cipollini e Svorada sono ancora attorno alla tredicesima, quattordicesima posizione. Lo vedete con la maglia azzurra Cipollini che sta cercando di guadagnare posizioni, è ancora molto indietro Cipollini. Sono ancora molto indietro, però sanno che si può fare molta velocità, c'è molto recupero sul rettilineo molto, molto lungo qui prima dell'arrivo. E abbiamo visto anche Sørensen che va a fare le volate e deve prendere dei punti per mantenere la maglia ciclamino. La maglia ciclamino sicuramente. Guardate Ghirotto che sta arrivando. Ghirotto, ecco, lo vedete sulla parte sinistra del gruppo, ed è proprio alla ruota di Ghirotto che si è posto Mario Cipollini, che adesso si trova attorno alla quinta posizione. Un flash velocissimo con Di Benedetto quando siamo a 2,5 km dalla fine della tappa. Claudio. Sì, esatto, Cipollini sulla ruota di Ghirotto. Mi sembra Manzoni che continua a non perdere la ruota di Cipollini. Svorada finora si teneva lì in zona Cipollini, che però, come dicevate voi, è rimasto un po' troppo indietro, un po' intruppato. Ecco che infatti sulla sinistra viene avanti, credo sia Bramati che si trascina Svorada nelle prime posizioni. Ed eccolo lì, Cipollini è in settima posizione. Sulla sinistra vedete sempre il gran lavoro della Gevis, in precedenza era Bobrik a tirare. Sulla destra ecco il treno della Lampre Panaria con Svorada che si sta portando avanti, e Cipollini è sempre alla ruota di Calcaterra con Martinello al fianco. Grande bagarre quest'oggi, e c'è anche Capio e Capes nelle prime posizioni, e Manzoni che non molla la ruota di Cipollini. 2 km dalla conclusione. Sì, Bramati, Pondrest e Svorada, sulla destra il treno davanti della Gevis. Cipollini che mi pare è rimasto da solo, non ha compagni di squadra per il momento. Sono dietro di lui. Dovrebbero rimanere davanti. Ecco un corridore, non so se è un compagno di squadra di Cipollini, però mi sembra della Polti sulla sinistra. Sì, quindi Gevis, Lampre Panaria e Polti per questo finale. Seguiamoli assieme, e si è aperto un po' il gruppo. Seguiamo soprattutto la posizione di Cipollini, che al momento rimane in quarta posizione. Cipollini sta sfruttando molto bene adesso il lavoro degli uomini della Gevis. Ci sono i tre Gevis e subito dietro la maglia azzurra di Cipollini e Svorada che cerca di rimanergli al fianco. Si è spostato Bramati, ha finito il suo compito, mi pare che sia Fondres da davanti a Svorada, però è ancora lunga andare all'arrivo. Sono 4-3 corridori della Gevis con una ruota Cipollini. Ed è molto bravo Cipollini in questo momento a sfruttare il lavoro degli altri. Beh certo, è molto bravo, non è facile rimanere lì e sgomitare. Ecco, qui siamo nel tratto di dicevo. Attenzione! L'ultimo chilometro, in leggera discesa. Attenzione, c'è stato un contatto di gomito molto probabilmente tra Capio e un uomo della Polti. Siamo all'ultimo chilometro. Fondriest nelle prime posizioni, Bobrik anche davanti. E qui è dura. Attenzione, più avanti si stringe la strada, bisogna stare attenti. Dopodiché 300 metri completamente piani e dritti. E Fondriest davanti. Fondriest che sta pilotando benissimo Svorada. Grandissimo lavoro di Fondriest. Vedete Martinello nelle prime posizioni, Martinello che però non ha Cipollini nella sua scia. Cipollini è alla ruota di Svorada, eccolo qua. Fondriest, Svorada e Cipollini, e Martinello che ha cercato di affiancarlo e va, eccolo lì, e sta cercando di portare fuori Cipollini. Vedete, si è voltato Martinello ma non c'era Cipollini alla sua ruota. Svorada a centro gruppo, seguiamola assieme. Svorada davanti, Svorada e vince. Cipollini di un soffio davanti a Svorada. Bella la volata di Svorada, però Cipollini di potenza è venuto fuori. Veramente sul colpo di reni è da rivedere, ma la sensazione che Cipollini sia passato sul colpo di reni. Sì, bravo Cipollini a sfruttare il lavoro di Fondrest e Svorada, ma adesso è difficile, sono arrivati tutti e due sull'arrivo, mi pare di pochissimo, può aver vinto uno e l'altro, però adesso, veramente anche oggi è stata una volata. E adesso vediamo se Bobby Bonici, come ne ha la possibilità, ci ripropone lo sprint.
Saronni era più per Sborada, a me è sembrato più Cipollini. Rivediamolo dall'alto. Vedete Mario Cipollini, guardate come ha sbandato. Ha perso proprio l'attimo in cui partiva lo sprint. C'è stato uno sbandamento. Martinello, che lo doveva pilotare, quando vede che non c'è Mario a ruota, vede, si volta e qui parte Sborada. Cipollini deve farsi largo. Parte la progressione di Sborada, che rimane davanti, era ancora davanti benissimo ai 150 metri. E qui è Cipollini che veramente esplode con tutta la sua potenza, sta venendo fuori. Seguiamoli nel momento in cui passano la linea, ma è Mario che vince abbastanza. Sì, da davanti è sempre difficile dare, valutare, però ha vinto nettamente. È rimasto chiuso, però quando ha trovato spazio è partito fortissimo, ha recuperato su Sborada e l'ha battuto di una bicicletta. E vedete Sborada sulla destra, Cipollini che viene fuori a centro gruppo e pedala ancora, vedete che è un po' impiantato Sborada qui nel finale, vedete Cipollini, Sborada.